si stacca un assegno da 100 milioni di dollari, lo si dà a Facebook, si ricava il database di tutto il paese e su quello si lavora. Esattamente quello che è stato fatto, ma non solo negli Stati Uniti. La rabbia, la paura e la protesta. Bisogna capire chi ha capitalizzato l'insieme di questi tre sentimenti su cui ha lavorato Cambridge Analytica. Lì avremo il committente. Un algoritmo, secondo la scienza, è un sistema di istruzioni matematiche organizzate in sequenza per risolvere un problema. Ma oggi l'algoritmo è molto di più perché non è solo un sistema efficiente, è anche un sistema cosciente. Pensiamo assolutamente organizzando la nostra attività attraverso sistemi digitali, per cui l'algoritmo oggi è l'ordinatore sociale della vita contemporanea. Si tratta di una procedura dell'organizzazione dei consulenti della politica dopo le elezioni di Trump e proprio il suo coordinatore della campagna elettorale, Brett Pascal, a domanda come avete fatto, ha detto: ma è semplicissimo, si stacca un assegno da 100 milioni di dollari, lo si dà a Facebook. Si ricava il database di tutto il paese, 230 milioni di profili psicometrici che determinano il linguaggio di ogni singola persona, creando un meccanismo di comunicazione permanente e nominativa. Venivano inviate informazioni organizzate con il linguaggio, con la mentalità, con la cultura di quella persona, milioni di bot che sparano messaggi diretti a singole persone. L'impatto, secondo me, è stato di grande intensità. Si è resettata l'opinione pubblica del paese, così come negli Stati Uniti, in zone nevralgiche, strategiche. Si può frenare? Io non credo che si debba frenare. Considero la rete, il digitale, l'automazione, gli algoritmi una straordinaria opportunità per l'umanità. Il problema, che è il senso del mio libro, è di come questa cultura può essere civilizzata, così come la televisione, anche se era privata, ha dovuto piegarsi a una legge, a una regola, a un valore pubblico di pluralismo e di trasparenza. Gli algoritmi sono dei media che devono essere pubblici, trasparenti, condivisibili e negoziabili. Mark Zuckerberg è al centro di un'offensiva durissima da parte degli stati che ne vogliono circoscrivere il potere discrezionale, da parte dei sistemi economici che ne vogliono limitare l'invadenza nei propri modelli di business, da parte delle grandi magistrature. La rete non tollera di essere violentata. La rete nasce come uno strumento di libertà e di emancipazione degli individui. In questi anni è stata deformata e distorta proprio perché è mancata una capacità negoziale. Sull'Italia io riporto un riferimento dell'inchiesta che fece il Guardian alla fine del 2017 sul Russia Gate, che fa un riferimento esplicito alla requisitoria che ha appena concluso il super procuratore americano Mueller, dove ci sono 37 pagine sul caso italiano. Descrive il modo in cui Cambridge Analytica, con la complicità di Facebook, ha interferito con i processi di formazione della pubblica opinione. Per capire per chi lavorava Cambridge Analytica, chi è che ha beneficiato di questa interferenza, bisogna farsi la domanda più semplice: quali erano le parole d'ordine, le culture, i valori che erano funzionali a una politica che ha orchestrato tre sentimenti, innanzitutto: la rabbia, la paura
e la protesta. Bisogna capire chi ha capitalizzato l'insieme di questi tre sentimenti su cui ha lavorato Cambridge Analytica. Lì avremo il committente.